Immaginatevi la scena. Era una mattina di merda. Stavo in quel cazzo di volley con Tommy a giocare a biliardo. Io sembro la copia di Paul Newman, a proposito. Sto per dare al moccioso la lezione che si merita. Siamo alla fine, l'ultimo colpo. Quella è la palla che decide il torneo. Sto sulla nera e lui nell'angolo con l'aria di chi gliel'hanno schiaffato dietro. Quando arriva questo rotto in culo, il tipo che si crede di essere chissà chi, comincia a fissarmi. Guarda me, vaffanculo, proprio me, come a dire, su, dai, mettila in buca. Mi conoscete? Non sono certo il tipo di stronzo che va in giro a cercare casini, ma in fin dei conti sono io quello che ha la stecca da biliardo e lui può ritrovarsi il manico fra le chiappe quando gli pare. Mi rigiro, insomma, faccio lo sciolto. E che fa il rotto in culo? Beh, il suddetto rotto in culo si caga sotto, posa il bicchiere, si gira e se ne va fuori dalle palle. Dopodiché, beh, la partita è stata mia. Fine. Quella era la storia di Bagby. O almeno la versione di Bagby della storia. Ma qualche giorno dopo ho saputo la verità da Tommy. Sapevi sempre la verità da Tommy. Era una delle sue più grandi debolezze. Non diceva mai bugie, non prendeva mai droghe e non fregava mai nessuno. Era mercoledì mattina. Stavamo al volley a giocare a biliardo e fin qua è vero. Ma Bagby sta giocando veramente a cazzo di cane. È sbronzo di brutto, quasi non regge la stecca. Figurati mandare la palla in buca. Faccio del mio meglio per perdere, sai? Cerco di tenerlo su, ma non funziona. Ogni volta che tocco una palla, mando qualcosa in buca. Ogni volta che Bagby si avvicina al tavolo, fa una puttanata. Ah, cazzo, no. Dunque, è nella merda, giusto? Ma alla fine riesco a fare in modo che lui deve solo mandare in buca la nera per vincere una partita, per conservare un pizzico di orgoglio e magari per salvarmi la testa. Allora, è sulla nera, pronto a colpire. A quel punto tutto va storto, alla grande. Cazzo! Se la prende con uno sfigato con gli occhiali al bar e lo accusa di averlo distratto perché lo guardava. Ma ci crederai, quel disgraziato non si era mai voltato verso di noi. Ma vaffanculo! Stava per farlo a fette, te lo dico io. E poi credevo che avrebbe ucciso me. Quel Bagby è da ricovero. Ma è un amico. Sai, che puoi fare? Dì, ve la presti questa? Già, uno che poteva fare. Solo starsene a guardare e cercare di non farsi coinvolgere. Neanche si faceva di droga, si faceva di gente lui. Lo mandava fuori di testa, gli scatenava i sensi. Ti sei fatta male, fammi vedere. Va bene! Va bene, va bene! Si è beccata una bicchierata e nessuno esce di qui finché non scopriamo chi è stato! Chi cazzo sei tu? Sì! Ah!